Ciao Margherita, intanto bentornata. Siamo tutti felicissimi di rivederti in acqua, di rivederti a competere. Allora, questo 100 dorso, ti sei piazzata al secondo posto, un 100 dorso, una finale che non aveva nulla di scontato, molto molto combattuta. Sì, diciamo che ho fatto un passaggio un po' lento e quindi questo ne ho risentito poi nella seconda parte ovviamente, però domani sono curiosa di fare il 2 che è la mia gara, mi sento bene, quindi spero di riuscire a fare il tempo, però nel complesso appunto sono contenta di come stanno andando anche gli allenamenti. È un'altra Margherita rispetto a quella dell'anno scorso, anche di 2 anni fa. Diciamo che l'anno scorso ho avuto tanti problemi fisici, l'anno prima era più dal punto di vista mentale che piangevo praticamente tutte le settimane, e invece adesso sono riuscita a ritrovare il mio equilibrio, la voglia di allenarmi, cioè con serenità, ecco, e questo è l'importante. Poi ovviamente domani punterò a fare il tempo per il 2. Quindi vediamo. Beh, tu hai sempre sostenuto che in uno sport come il nuoto, comunque essere sereni è alla base per poter fare una buona prestazione. Sì, assolutamente. Penso che veramente la testa sia al 50% di quello che poi è la gara, perché veramente il nuoto purtroppo devi stare tutti i giorni in acqua. Già se ti concedi un giorno di riposo, poi il lunedì lo senti, quindi se hai dei momenti di burnout in cui dovresti staccare, nella pratica poi non lo puoi fare. Se ti ritrovi a metà stagione in burnout è veramente un casino, devi riuscire a tener botta. E quindi essere riuscita a ritrovare la serenità, l'equilibrio nell'allenamento per me è tanto. Poi sto vedendo dei miglioramenti anche in acqua, spero che riesco a rapportarli pure in gara, perché ovviamente non è sempre scontato. Comunque non faccio più certi tempi, non faccio più certe gare in una certa maniera da parecchio, e quindi forse mi devo ancora un po' sgrassarmi, no? Però vediamo. Beh, insomma, noi ti auguriamo solo il meglio, intanto siamo felici di riaverti qui a gareggiare. Grazie mille, Grazie grazie. a te.